Ci siete tutti, ci siete. Ah, ti sei portato alla mia. Facciamo più spesso questo, inviati speciali. Allora, vi facciamo, intanto sono qua in compagnia, non sono venuto da solo, ok? Ci siamo tutti quanti, stanno guardando sul gruppo, no, lo guarderanno dopo, non andiamo in diretta sul gruppo, ma lo mandiamo dopo registrato, in differita, perché è troppa tecnologia. Qua stiamo entrando. Dove sei importante io. Importantissimo. Dove stiamo entrando? Qua. In un tunnel. Dove stiamo entrando? Aspetta, vediamo se riesco a girare la camera. Vedete? Laboratorio. Sì. Vedete tutto, questo è il laboratorio. No, vediamo la io direi che iniziamo facendovi vedere una parte che non conoscete, una nuova parte. Lui è l'invitato speciale che non è potuto venire perché sta lavorando. Che fai? Lui è Livio Racubizza ed è arrivato da Londra. Perché lui si occupa del progetto di ricerca di telemedicina ed è praticamente la connessione qua in Moldavia con tutti i designer esteri. Facciamo telemedicina. Questo lo conoscete già ed è Giovanni. Ok, già lo conoscete lui. Una cosa che non conoscete e invece ve la faccio vedere qua sotto. Tutto questo spazio. Rapidi, seguimi. Seguimi. Alberto, non si vede bene. Siamo dietro le quinte del laboratorio, ok? Adesso proviamo. Non si vede bene. Prendere un attimo giù. Ci siete? Non si vede bene. Mi state seguendo? Sì. Si vede bene? No, adesso è un po' meglio. Qua meglio, ok? Scendiamo. Vi sto confondendo le idee, così nessuno sa dove sta. Ah, il progetto X, quindi non si confonde niente. Ok, il Project X. Il Project X, cosa sarà mai questo Project X? Io sto scendendo ancora. Oh là là. Guardate dove siamo arrivati, ormai vi siete persi, non saprete mai come arrivare qua. Non saprete mai come. Lo scrivo. Guardate, c'è una porta aperta. Che ci sarà mai qua dentro? L'imbianchino, ecco qua. Una zia. Ok, questa qui è una sala, ok, dove ci saranno seduti, voi provate a immaginare quello che vi racconto, dove ci saranno seduti tanti designer qua che creano denti e mandano i denti in giro per il mondo. Il futuro, vi dicevo, è la telemedicina, ci arrivano file da un po' tutte le parti del mondo su Exocad Expert Top 5%, che è il gruppo Facebook che racchiude il progetto di telemedicina. Da questo lato ci saranno altri designer, vi faccio vedere. Wow. Da questo lato altri ci saranno qua da questo lato. Ok, questo è il futuro. Il futuro, noi ci stiamo preparando a il mondo dei file, il mondo dei file del data exchange, dove si scambiano dati, non si fanno più i lavori fisici, ma si fanno lavori digitali e poi vengono dai robot stampati. Ciao. Ok, ora torniamo di nuovo in laboratorio da Livio. E vi faccio vedere di cosa si tratta, ok? Ti sei perso? Ah, saltata. Sì, è saltata la connessione. Dell'ospedale. Oh, a posto. Ok. Qua è pericoloso. Pericoloso. Allora, eccoci di nuovo live. Il futuro qual è? Il futuro è praticamente che noi possiamo andare a produrre i denti con i robot. Ok, qua vedete uno di questi robot, per esempio, che ora vi fa. Non ti vediamo. Il video. Ah. Ecco. Uno di quelli che vengono progettati prima col computer.
caricare i file, per esempio qua vedete un utente che deve essere stampato. Una volta che io do l'ok qua per essere stampato, il robot va a riprodurre, vedete già riprodotto questo utentino qua che stava prima sul computer. Oppure posso caricare qua su questi altri macchinari che producono il metallo e andare a stampare quindi in fisico quello che è il prodotto del digitale. Il digitale viene realizzato da un designer. Un designer che sta in questo momento, vedete, facendo dei denti. Questi sono dei denti che vengono modellati non più fisicamente ma col mouse. Una volta che vengono modellati questi denti, io posso anche caricare diverse librerie, giusto? I can upload more libraries, ok? Posso caricare per esempio delle forme di denti che sono di persone reali, quindi i denti vengono fatti non più a mano da un odontotecnico ma vengono fatti da dei designer, odontotecnici designer che vanno a caricare o librerie di denti già esistenti copiati da dentature naturali, quindi pazienti reali. Un clic andare a cambiare le forme, le dimensioni, posso fare addirittura lo specchio, lato destro, lato sinistra e andare a progettare quindi dei sorrisi che sono fatti col computer ma poi vanno stampati. Quello che stiamo facendo ora qua praticamente lo stiamo facendo tutto in un unico posto, però lavorare con il fisico, col fisico, col digitale, significa che io posso cambiare tante cose, ovvero lui in questo momento non ha bisogno di essere qua. Ok, fatevi questa domanda, lui potrebbe essere da un'altra parte del mondo. Cambia il lavoro? No, è uguale. Come facciamo noi a inviargli a lui, magari che si trova in Alabama, questo modellino pubblico sul quale sta lavorando? Cioè, glielo dobbiamo digitalizzare. Allora che faccio io? C'ho uno scanner, come questo. Vado a fare una scansione, tante fotografie con laser del modellino fisico. Questo è un modellino fisico, un'impronta che abbiamo preso in bocca a un paziente. Il paziente si trova qua, ma il paziente si potrebbe trovare anche a Cagliari, giusto? Cambia qualcosa? Non cambia nulla. Quindi io ho il paziente fisico, lo digitalizzo e lo invio dall'altro lato del laboratorio. Oppure lo potrei inviare in Alabama o a New York o a Mosca, se lui è un designer di Mosca. Poi lui cosa fa? Questo file me lo va a inviare sul robot. Il robot lo va a stampare. Il robot dove potrebbe essere? Potrebbe essere a Roma, giusto? Questo lo potrei delocalizzare a Roma. Oppure prima del robot potrei mandarlo, che ne so, a lui. Lui fa una verifica del design. Ti piace il design che ha fatto? Lo devo verificare prima. Lo devi verificare. Ok. Supponiamo che lo verifica, che fa una modifica. Lui potrebbe aprire, per esempio, qua sul computer il design e modificarlo ulteriormente. Lo manda per l'accettazione, a questo punto va nel robot. Nel robot viene a quel punto finito di stampare. Una volta che qua è finito di stampare, questo va finalizzato. Lo posso togliere dal robot, ci avrei praticamente il modellino fisico che è stato stampato. Vedete qua dei denti che sono stati stampati. Si vedono bene? Sì. Ok. E li porto a un'altra persona qua di fianco che li va a controllare e magari a fare una lucidatura. Adesso per esempio Jon sta facendo la verifica dei punti di contatto, se i denti vanno bene. Questa è praticamente la rifinitura, la lucidatura. Sono stati creati diversi
diverse modifiche al protocollo mentre parlavo, vi sarete accorti che io posso delocalizzare praticamente il design, delocalizzare la produzione, posso delocalizzare l'accettazione del piano di cura e posso delocalizzare la finalizzazione. Questo lo posso applicare a nuovi casi oppure lo posso applicare nell'aftercare. Tutti questi concetti li posso applicare anche nell'aftercare. Questo cosa comporta? Comporta la nascita, torniamo ora in SOS University, capite che comporta una serie di sconvolgimenti, ovvero la persona che prima colava i modelli e lavorava i denti a mano, quello potrebbe avere meno lavoro, potrebbe per esempio diventare disoccupato, perché ormai il design lo fa un ragazzo. Lo stiamo rovinando noi, si deve evolvere, nel senso deve passare di casella, deve andare dal lavoro manuale al lavoro digitale, deve andare. Però è anche vero che se che io ho tutta una serie di vantaggi. Non è più odontotecnico, è sempre odontotecnico perché ha bisogno comunque di conoscere le forme dei denti. Però se io ho le librerie di 3.000 denti, tutti diversi, non ho più neanche bisogno di memorizzarle come sono fatte le forme. C'ho la libreria, è quella, è come un file, lo scarico, ogni volta che mi serve quel tipo di forma, ma lo scarico, non me lo devo inventare davvero. E soprattutto lo posso stampare 10-100 volte in maniera uguale, identica, ripetibile. Quindi se io adotto il digitale, intanto capite bene che lavoro con i denti, che c'ho su un database che può essere o fisico oppure virtuale. Se il database virtuale, che siano denti o che sia il progetto di una serie di denti, possono accedere contemporaneamente da più parti del mondo. Il progetto va avanti, quindi si ha un avanzamento dello stadio di lavorazione e tutti quanti seguono, quella che è la squadra a lavoro sul progetto, seguono l'avanzamento dello stadio. Se c'è una modifica da fare, io posso avere non più uno scambio solamente a voce col tecnico che deve venire in studio, guardare quella che è la modifica da fare, tornare in studio, ricordarsi col suo foglietto scritto a penna di quelle che sono le modifiche da fare, che si ricordi tutte le modifiche che ci sono da fare. Io ce li ho lì salvate in una chat allegata al progetto. Anche allegare fotografie, video, posso avere pareri esterni di magari un secondo designer che sta lavorando sul progetto e propone una modifica. Possiamo a quel punto dividere anche il progetto, che sono gli A-B test. Gli A-B test sono praticamente delle visioni che si fa fare a un certo punto al progetto, dove posso fare una prova della parrucca oppure una prova un taglio di capelli definitivo. Delle volte conviene fare prima una parrucca e andare a verificare quello che è il risultato finale. Qua ora stiamo lavorando in ascensore, che stiamo salendo e stiamo arrivando su SOS Unity, anche con esercizio mentale su quelli che sono gli scenari che si aprono in futuro. Sono diversi, significa che ci sono delle sedie che rimangono vuote, ma delle altre nuove sedie dove le persone si possono sedere. Cioè, ci sono vantaggi e svantaggi. Vantaggi tutti per chi ha il senso, la direzione di dove sta andando il futuro. Svantaggi invece per chi è un pochino più all'antica, che non vede dove sta andando il cambio di direzione. A un certo punto arriva un piccolo cieco. Adesso arriviamo, siamo sempre qui in diretta. Come si è vista bene la diretta? Era buona? Lo schifo. Eccoci qua. Ok, chiudiamo allora la diretta e andiamo qua a inquadrare invece la lavagna. Allora, un pennarello. Mi serve un pennarello qua, così disegniamo oggi in più. Andiamo a vedere qua. Prendiamo un pennarello così. Oggi senza monitor andiamo a parlare sulla lavagna direttamente, così seguite meglio secondo me. Era un po' complesso. Scusi dottore.
era semplice, complesso. Dimmi tutto. Lì io praticamente oggi alle 2:30 avevo appuntamento, alle 5 appuntamento, adesso me l'hanno rimandato alle 6. Ok, più tardi, giù, noi siamo in lezione qua, ci sono 2000 persone che seguono. Giù per queste cose, non qui. Giù dove? Da, in clinica, clinica. Mi ha detto di parlare con lei. Siamo in lezione in diretta per adesso. Ok, allora, ci sono tutta una serie di cose nuove che stanno nascendo, ok, e alcune cose che ci sono sempre state, ok, quindi il livello di produzione di certi lavori è stabile nel mondo, ma piano piano sta andando a decrescere. Ok, le curve che vi ho disegnato sono volutamente con inclinazione differente. Ok, qui ci abbiamo questo tipo di curva, qua invece ci abbiamo una curva negativa, ok, in decrescita lenta. Questo significa che qua in pochi si avvantaggiano enormemente di una nuova tecnologia, ok, qua in molti lentamente si svantaggiano delle nuove tecnologie. E questo è quello che succede nel mondo quando c'è una nuova, un'innovazione, insomma, succede in tutti i settori, non solamente nel settore odontoiatrico. A livello, a livello mondiale, ok, supponiamo che il mondo, non so, chi crede nella terra piatta, chi crede nel mondo sferico, è indifferente comunque, immaginate voi che questa sia la mappa geografica del mondo, ok, lo dividiamo in tre blocchi, Americhe, lo dividiamo nel mondo Europa-Russia, nel mondo asiatico-Australia. Ok. Qua abbiamo un punto nevralgico dove le cose stanno succedendo velocemente nel mondo, è come un buco nero questo, okay, dove si sta sviluppando rapidamente una tecnologia, dove la macchina sta correndo rapidamente perché c'è carburante. Il carburante viene dato fondamentalmente dai pazienti che accedono a delle cure iperspecialistiche in quantità. Ok, cos'è? Siamo noi questi, per esempio, non parlo di noi, l'Est Europa, parliamo dell'Est Europa, proprio tutti quelli che sono i centri, cura dei carcinomi, quindi cure tumorali, arti artificiali, denti artificiali, cura dei capelli, tutto quello che è servizi della salute, parliamo del settore salute, ma anche altri settori comunque hanno la loro mappa, ci sono dei centri dove si sta andando in forte sviluppo. Se questo è per esempio Asia, Australia, parliamo per esempio di Thailandia, questa zona qui. Se invece andiamo nelle Americhe, parliamo Centro America, per esempio nella zona della Costa Rica, ok, Costa Rica, Messico. Ci sono poi dei flussi che si innescano, dei flussi migratori che vanno dal vecchio mondo ricco ipertassato, vecchio mondo ricco, Europa qua ipertassata, Australia ipertassata, dei flussi che si innescano e vanno verso questi centri. Qua ci mettiamo anche la Sardegna, ok, non lasciamo nessuna terra, non può mancare la Sardegna, però quando voi ragionate su questo, ragionate in maniera globale, ok, perché se no è troppo riduttivo, sembrerebbe che noi siamo un qualcosa di eccezionale che sta avvenendo. No, è un qualcosa che si sta verificando in tutte le parti del mondo questo. In America, per esempio, è così il flusso. Va bene. Questo è un effetto di tante cose che sono successe in maniera sequenziale e rapida nel mondo. Prima di tutto, che cosa? www, internet. Ok, si è verificato questo. Poi si sono verificate che cosa? Le compagnie low cost, gli aerei. Ok, si sono verificate queste. Allo stesso tempo, ora siamo di fronte a una terza innesco di rivoluzione rapido, che è praticamente il digitale. Il digitale che nella produzione 3D degli oggetti. Ok, la stampa 3D e tutte queste innovazioni che stanno uscendo fuori adesso, che in realtà sono tutte cose latenti che c'erano da tempo, che gli aerei c'erano da tempo, internet c'è da tempo, le stampanti 3D esistono da almeno 25 anni, per esempio una famosissima è il Cerec, andatevela a vedere su internet, c'è questa tecnologia che vi ho fatto vedere prima in laboratorio, primordiale, che si è vista già negli anni 90. Esisteva, era abbastanza rozza, primordiale, si faceva un dentino, un intarsio, ora si è arrivato invece alle ricostruttive delle arcate complete, multimateriali, come se fossero stampanti con colori differenti.
Si sono semplicemente evolute. Ok, qui siamo arrivati per esempio ai social network, per esempio con internet. Siamo arrivati per esempio ai social, siamo arrivati che cosa? Come adesso siamo in live addirittura, a diretta live. Se noi andiamo a vedere gli aerei, si sono evoluti, si è passati da essere un'elite solo a poter viaggiare, ora chiunque può prendere un aereo a prezzi veramente ridotti, ok? Si possono comprare addirittura da casa gli aerei, non c'è più neanche bisogno di andare all'agenzia di viaggi. Al 3D siamo arrivati da macchinari che erano prima primordiali a complessi, ok, molto più sofisticati, e macchinari che hanno diminuito di 40 volte il costo. Materiali che, e multimateriali che possono essere stampati, ok. Questo è un processo continuo, cioè nessuno ferma quelle curve che vi ho fatto vedere prima. Le cose continuano, se poi tu te ne vai a avvantaggiare o no, è quello che fa la differenza per la tua storia, ma il mondo va avanti. Il mondo va avanti, per quello io dico sempre, ci sono dei problemi, che ne so, lì in quel paese, sì, ma voi guardate largo, ok? Basta prendere un aereo, passi da lì a là in 2 ore, e questo è il nuovo sconvolgimento del mercato, il fatto che il mondo è sempre più piatto, tutto sempre più vicino, tutto a portata di informazione, a portata di pianificazione e esecuzione. Questa è una premessa doverosa che vi devo fare prima di parlarvi di quella che è l'innovazione che vedremo i prossimi 3 anni, ovvero se tu hai un quadro generale di quello che sta succedendo nel mondo, a un certo punto fai delle scelte, delle decisioni, degli investimenti che li fai a cuor leggero perché dici tanto ho capito dove sta andando. Se invece non hai riflettuto su certe cose o magari parlato con abbastanza persone come ho fatto io, e quindi io vado veloce perché chiedo, ok, c'ho il coraggio di chiedere a chi sta più avanti e loro mi insegnano, mi dicono guarda sta andando lì, questa cosa lasciala stare, vai su questo binario, e hai un quadro complessivo di dove devi andare e ci vai in maniera più tranquilla, ok, non sei bloccato, paralizzato. Le persone che invece hanno meno informazioni sono più paralizzate, più bloccate, e corrono il rischio di andare verso l'estinzione di massa, fondamentalmente vanno verso l'estinzione di massa perché o non cercano le informazioni, sono poco curiose, oppure le informazioni che hanno sono sbagliate, oppure sono paralizzate dalla paura perché dicono ormai sta andando verso la pensione. Quanti fanno questo discorso? Ormai mi faccio gli ultimi 5 anni in discesa, la curiosità gli è sparita, gli è passata, e quelle sono persone che comunque si estinguono. Il mondo va rapido grazie a mio parere a internet prima di tutto, ok? Internet è il fattore fondamentale, perché che significa appunto informazione, ok? Rete, poi diciamo che attorno a internet si sono sviluppate delle altre cose come per esempio i social che permettono di entrare in connessione proprio e creare del networking con i professionisti. E a parte questo c'è tutta un'area ancora più ampia di amplificazione che sono i contenuti. I contenuti, per esempio, noi com'è che attraiamo i cervelli migliori? Io riesco a fare, per esempio, networking con le migliori persone attraverso internet grazie a, per esempio, i gruppi Facebook, oppure facendo vedere le cose. Io faccio vedere e vengo automaticamente trovato dai cervelli. Facciamo tanto sviluppo innovativo di nuovi protocolli, di nuovi, ma le facciamo vedere, cioè non le teniamo nel cassetto. Facendole vedere, persone come Liviu, Rakovica arrivano poi da noi a lavorare, da Londra, oppure nascono delle amicizie, nascono dei gruppi di lavoro su internet. Era difficile magari trovare e conoscere tutte queste persone passeggiando sul marciapiede a Ismail. Ok, quindi capite che è importante questa piazza, ma è importante la strategia con cui uno entra in contatto con le persone giuste. Il miglior modo è non andarle a cercare, ma essere, mettersi lì così e dire a me piace, che ne so, mi piacciono le, come si chiama quella macchina, la moto famosa, Harley Davidson, ok, me la metto in copertina, è facile che attraggo anche altri motociclisti che gli piacciono le Harley Davidson, e lì si crea il gruppo degli appassionati, ed è quello che un pochino questi anni è cresciuto attorno a questo policlinico. Sono nate tante connessioni a livello mondiale di persone appassionate del digitale, della tecnologia, dell'innovazione, dei nuovi progetti, e alcune di queste appunto sono arrivate fino a qua in Moldavia.
Ora con questi gruppi che trovate anche su Facebook stiamo lanciando contest, facciamo per esempio, abbiamo fatto ieri un altro contest dove digitalizziamo un paziente, lo mettiamo online e chiediamo agli altri gruppi che sono in giro nel mondo di realizzare il piano di cura. Ok, loro realizzano il piano di cura e poi abbiamo noi 6-7 varianti di quella riabilitazione. Quella riabilitazione, poi quella che viene validata più da tutti, la andiamo alla fine a stampare. E lo possiamo fare questo per i denti, per gli impianti, lo possiamo fare per piani di cura provvisori. E questo è praticamente un nuovo modo di collaborare alla stesura del progetto. Poi la produzione che me la fa Francesco piuttosto che Luca sempre deve usare, che ne so, questo robot. Ciò che conta non è tanto il robot, ma quanto la selezione del materiale che ho fatto e il progetto che ho messo dentro. Poi quello va in maniera cieca a stampare praticamente quella che è l'opera d'ingegno, potremmo dire, il progetto, siamo a livello di opera d'ingegno e di selezione dei materiali, che quello deve essere fatto invece dal dentista. Il dentista vede il singolo caso, capisce cosa serve qua, composito, zirconio, serve per esempio metallo ceramica oppure serve resina PMMA per 6 mesi piuttosto che 10, il timing, oppure anche fare prima una riabilitazione con certi materiali, dopo 3 anni fare l'upgrade all'altro materiale da stabilizzazione. Questo cosa porta? Porta intanto ripetibilità. Ripetibilità, riparabilità in maniera ripetibile dei pezzi che avevo da sostituire, perché c'ho praticamente in cloud un database virtuale con tutti i progetti di tutti i denti, di tutti i pazienti. Ok, non devo più fare storage fisico, conservare in maniera fisica i modelli e poi se c'è un problema andare a ristampare fisicamente il dente o a ricreare fisicamente il dente, cioè basta che lo scarico e lo ristampo. Poi vi dicevo, ci sono tutta questa serie di vantaggi che sono intanto la delocalizzazione della produzione primaria, cioè abbassamento dei costi, abbassamento costi, posso anche abbassare i prezzi, ok? Che sono due cose differenti, sono. Questo è un fatto molto importante, che ha il suo vantaggio, queste due voci combinate tra loro hanno un vantaggio notevole. Allora vi faccio vedere questo, cancelliamo e liberiamo tutto questo ambito. Allora, io ho per esempio qua i miei costi di produzione, qua ho il prezzo per esempio del prodotto o del servizio. Se si tratta di servizio, poi la cosa si può applicare in un settore o nell'altro, ci sono delle variazioni. Questo è il margine, ok? Il margine è la chiave di tutto quanto, per fare cosa? Investimento, ricerca, sviluppo nuovi protocolli, produzione, velocità. Ok, perché io la posso fare sì una cosa, un investimento, ma in 5 anni, o lo posso fare in 5 mesi, o lo posso fare domani. La velocità è chiave, la velocità. Quanti di voi sono venuti magari 6 mesi fa? Io. Ci hai trovati cambiati? Cresciuti? Veloce. Veloce, rapidamente, la velocità. La velocità la ottengo anche col lavoro di equip. La velocità la ottengo con il recupero di informazioni corrette. La velocità la raccolgo andando a chiedere alle persone giuste. Ok, possono essere solo strategie di velocità, strategie poi per la produzione, investimenti strategici che mi danno più velocità, ripetibilità e meno problemi. E soprattutto posso poi con la velocità avere che cosa? Una riduzione ulteriore, un aumento, e qua vedi che ho liberato una fetta per fare che cosa? Apertura centri aftercare. Ok? Posso a un certo punto andare a ridurre i costi, posso aprire che cosa qua? Al no profit. Oppure posso scegliere qua, di abbassare il costo. No, quello che hai scritto prima, che hai scritto? Aftercare, apertura per esempio Roma, Milano, Bologna. Quello di sotto che non ho capito che...
Questo per esempio no profit posso fare, ok? Posso fare una parte di volontariato. Supponi che io tra 6 mesi decido che tutti i pazienti per il primo viaggio, se iniziano le cure, hanno un rimborso del volo, dell'alloggio e hanno la dentiera, intanto le estrazioni gratis. Ci metto un robot a fare sempre notte e giorno dentiere gratuite. Allo stesso tempo posso inserire questo progetto dentro a un progetto dove diamo le dentiere gratis in Moldavia. Per esempio, vedi che è sostenibile, che magari è una no profit, quello che lavora qua di fianco con un'altra azienda che fa volontariato e riceve anche fondi per il volontariato. Sono altri settori quelli, però l'importante è sviluppare cosa? Ecosistema. Ecosistema dove io ho il laboratorio, dove ho l'azienda che collabora a livello digitale con altri tecnici, c'ho magari vendita in città anche di altri prodotti, cioè dei prodotti che produco li faccio non solo per me, ma li offro anche alla città. A quel punto posso attirare ancora di più, che cosa? Tutta questa velocità, investimento, ricerca mi fa aumentare il know-how, che sono i cervelli che attiro. Ok? Queste sono piccole cose che sono state alla base del nostro successo. Perché una mente lungimirante anni fa ci disse: ricordatevi di fare il pagamento anticipato. Se non farete pagamento anticipato, vi brucerete questa parte e questo lo dovrete cancellare tutto. E rimarrete come tutti gli altri, che fanno lo split payment, si chiama, ovvero faccio un'estrazione, pago quella, faccio quella. Invece noi sviluppiamo gap tra quella che è la produzione e quello che invece è il pagamento. Ma questo avvantaggia tutti quanti, i pazienti che ho già curato anche in passato. È la garanzia di restare aperti 20 anni. Difficilmente una crescita così viene seguita dal fallimento. È molto più facile che una crescita così inizia a differenziarsi e inizia invece a essere molto più solida sotto, più solida, e quindi garantire nel lungo termine. Quindi la domanda era: abbasseremo i costi? È nelle previsioni di comunque un'orchestra che deve andare a vantaggio della lungimiranza. Beh, okay. Perché potrebbe arrivare anche più carburante. Potrebbe. Non ho capito, più carburante siamo noi, no? Carburante sono. Il carburante, tenete conto che arriva sempre da altre zone, arriva anche, per esempio, da. Vi ho fatto vedere prima la sala dove vendiamo anche i designer a livello mondiale. Ok, si differenzia la cosa, si va sempre di più verso la produzione di progetti che possono essere anche spediti. Si possono aprire per esempio dei centri aftercare, che sono dei centri che fanno una cosa ma ne possono fare anche un'altra. Possono fare anche cure di trattamenti minori, quelli che noi non accettiamo più, per esempio. Trattamenti minori, se uno deve fare un ponte di 3 denti non viene in Moldavia. Ok, non penso che tutti voi, che magari chi ha fatto una riabilitazione completa, a tutti gli amici che devono fare la riabilitazione completa. È come uno che fa un trapianto di fegato, non tutti i tuoi amici devono fare il trapianto di fegato. Noi stiamo andando sempre più verticali su un unico trattamento, che per il quale ha senso andare all'estero, per il quale ha senso delocalizzare la produzione chirurgica e protesica. Allora quello ha senso. Per piccole cose non ha più senso in futuro. Okay? Basta vedere la Croazia, per esempio, c'ha gli stessi prezzi ormai dei low cost in Italia. Basta vedere. I low cost in Italia sono non è tanto l'applicazione dei materiali, ma le rifiniture. Le rifiniture, quelli che peccano i low cost in Italia sono le rifiniture, cioè il dente proprio, cioè quello che poi ti resta. Io faccio il chirurgo, per me è la sutura, che è la cazzata più inutile, ma alla fine il paziente ti ritorna a dire: ma la ferita, sì, ma tu dietro alla ferita c'è tutto un lavoro diverso. Al dentista che fa la protesi, il finale non è il perno messo bene che dura una vita e quant'altro, ma il dente si vede che non è quello, è quello che frega il low cost. Mentre tu l'hai superato, perché col robot fai tutto tu e non hai una seconda industria che ti porta questo. In Italia c'è ancora la seconda industria. Sì, stiamo parlando di un futuro.
noi stiamo facendo qua cose, fra 3 anni è normale, sarà lo standard quello sarà, però pian piano va a essere rimpiazzato in maniera differente. Nei paesi ricchi ci sono grossi centri di produzione che forniscono gli altri. Okay? Non è che ogni singolo dentista avrà tutto il nostro protocollo di lavoro con tutti quei macchinari che vi ho fatto vedere. Tutti non possono avere il tuo costo, questa situazione qua, se no non possono abbattere i costi. O faranno il dentista pubblico. O faranno anche il dentista pubblico, si potrebbe arrivare anche a quello. Io quello che non capisco è il perché si proponga diversi tipi di lavoro. Diversi tipi di malattia o di stadio della malattia? No, i piani di lavoro, come l'ho sperimentato io. Ho fatto tanti. Perché un professionista non arriva al male? Guarda, ho fatto un video, sono tanti, sì, sì, sono tanti i fattori, sono veramente tanti, nel senso che si può andare dalla tesi che, la tesi, ok, sto parlando di tesi, non sto dicendo che è per questo, io sto ipotizzando da ignorante che potrebbe essere, magari perché chi ti vende il pane, ti vende il pane fresco oppure quello di ieri. Ti vende magari forse quello di ieri che deve svuotare, quindi magari c'è il rischio che l'impianto sia sottodimensionato all'osso che c'è. L'osso è un po' più piccolo, perché se l'osso era tanto, forse perché in rimanenza c'era quell'impianto da mettere. Non parlo di impianti dentali, ok? Parlo di impianti protesici in generale. Supponi che magari può essere il caso che chi ti fa la pizza sa fare quell'impasto di pizza e tu dici, ma io voglio quella con la pasta di semola, ma io so fare questa pizza. Vai a chiedere giù la pizza napoletana, Pizza Mania, sempre quella ti faranno, pizzaioli, non è che cambia, perché sono stati istruiti magari in quella maniera. No, l'aggiornamento magari c'è, hanno fatto però da poco un corso di quella roba lì, la vogliono applicare. Ok, magari non fanno alla base la selezione con chi applicarla. Chi fa la pizza tende a fare la pizza migliore. Però torni sempre che dovresti personalizzare quello che fai, ok? Per personalizzare hai bisogno devi riconoscere anche però cosa fare, devi saper fare le diverse cose, quindi avere diversi attrezzi nella cassetta, non solo un unico attrezzo, e devi saper capire anche quando devi usare i vari attrezzi. Oppure devi anche poter andare in maniera spensierata a voler fare il lavoro come Dio comanda, perché se io ho gli attrezzi, so cosa devo usare, ma non c'ho voglia, il risultato non cambia, è sempre pericoloso. E se c'ho una persona alle spalle così, ok, che si chiama fisco, che c'ho già da pagare, non lavori tanto sereno, c'hai gli attrezzi, dici forse qua devo economizzare, ridurre gli attrezzi, o forse chiudo la cassetta e me ne vado da un'altra parte. Sono tanti i fattori, la domanda è chiara, ok, perché è la prima causa di morte sulle strade dei denti, ovvero tutti i casi che io vedo, che vengono qua, il buon 99% sono o cose che non sono state viste, o cose che sono state viste ma taciute, o cose che hanno fatto magari quello che conveniva, oppure che hanno fatto dei trattamenti sottodimensionati, o per questioni economiche, o sottodimensionati per imperizia, che è veramente una piccola parte, quella per imperizia, perché dopo i lavori 3-4 anni comunque già riesci a capire cosa devi mettere in quale bocca. Poi nascono i nuovi materiali, ok, devo aggiornarmi per l'uso dei nuovi materiali. Il trascurato è che non si va avanti con questi lavori perché i costi sono elevati. I costi sono elevati? Parlo di uno... È sbagliata la domanda, nel senso i costi sono alti o bassi? La domanda è i costi alti, ci dovrebbero essere? Alti, oggi per seguire un medico a Cagliari ci vuole una barca di soldi. La domanda è perché devi pagare il medico? Non darlo per scontato che il medico vada pagato. Io la realtà è quella. Non sì, ma noi nasciamo in Italia dove il medico era gratis, ok? Perché il dentista non deve essere gratis? Perché non fanno l'arte lo stesso albo... No, perché nasce dopo come figura. Ok, nasce il dentista dopo, tardivamente rispetto al medico. Nell'Italia che ormai era in crescita, dove c'erano i soldi che arrivavano dall'America, era legalizzato il profitto, tolgo un dente, 100.000 lire. È rimasta storicamente questa, che la figura del dentista è diversa dal medico, perché è arrivata dopo. Ok, ma prima era il medico di famiglia che toglieva i denti. Poi si è specializzata, è nato il dentista, poi l'odontoiatra. Poi è cambiato, cioè tu dici perché una serie di fattori passati, devi vedere il passato.
Ma se tu nasci oggi e ti dicono devo pagare il dentista, allora vanno su in televisione contro il low cost, contro il turismo mentale, contro chi fa nessuno si siede lì e dice scusa, ma chi è che sta dando per scontato che deve essere a pagamento il dentista? Quando bisognerebbe invece cambiare campo, non è a me quando mi chiedono fate i prezzi troppo bassi, no, siete voi che li fate alti, io ti dico no, perché devo farlo pagare un servizio medico? Perché io non sono tanto contento lo stesso, quando penso che ci metto la pensione per curarmi i denti, ti fa incazzare, ti fa in tre giorni mi dà un pochettino fastidio. Ti fa incazzare. Non fa la differenza, capito? No, questo lo dovevo dire. Certo. Se sono venuto qui, guarda, farmi quello che mi sono. C'era, io c'avevo un professore, non in Italia, devo sempre fare come Fedro, che parlo degli animali, parlo. E lei mi diceva, Palma, se ricordati una cosa, delle volte il dente verrà in 5 minuti, meglio se ce ne metti 60. Ok, perché poi è difficile da dirgli che deve darti 90 euro per 5 minuti di movimenti della mano. Capito? Okay. E allora lì torni a che cosa? A quella lampadina che mi si è accesa il giorno del conflitto di interessi in sanità, che dici, cavolo, ma questo è un conflitto di interessi grande come una casa. Cioè che io che decido di che impianto tu hai bisogno, di quanti ti dico, guarda, hai bisogno di togliere 3 denti. È strano, ma è deontologico avere il listino prezzi. Cioè io è come il jukebox, metti la monetina, come diceva un collega di Napoli, io canto. Ok, va, andiamo su, vi faccio, guarda, vi lancio un, andate su internet, su Facebook, iscrivetevi su Orrori Dentali, ok? Ci trovate tutti i dentisti che ridono di case, di cose, e leggete proprio come ragionano certi dentisti. Okay? Ma proprio lì leggete, lì pubblicamente, che ridono, scherzano del paziente che arriva, che lì quello non c'ha i soldi e lasciaglielo finché torna coi dolori. Ok, questa è la deontologia, ma non in Italia. Okay? Cioè, è un gruppo estero questo, è un gruppo estero Facebook, andatevelo a vedere. Questo non è colpa loro, è colpa del sistema privato. Sistema privato sanitario, okay, che è quello che va ricostruito, dovrebbe essere ricostruito, ma non penso che tu curi un cancro facendo resettiva dall'interno. Okay. Taglia largo, vattene fuori, cerca di costruire un prototipo, quel prototipo lo esporti a livello di pensiero. Poi quel pensiero contagia altre menti illuminate che iniziano a parlare in quella direzione, poi le persone che iniziano a parlare di quella cosa. Sì, ma l'Italia è qua, c'è un mondo fuori che vi ho detto che è enorme fuori il mondo. Quella linea lì. Dove? Del pubblico, oramai il pubblico è fottuto. Stiamo andando verso la sì, perché il pubblico da chi viene governato? Dalla mafia. Dopo, c'era da poco proprio, ho fatto questa riflessione 3 mesi fa e non me la levo più dalla testa, che dopo guardavo su internet, io proprio dormo, c'ho l'insonnia, non dormo la notte. Dormivo e pensavo, e ascoltavo i miei YouTube, mi metto e mi aggiorno su 8:30, mi metto ogni sera una cosa diversa, ma perché dormo, proprio li sento e dormo, prendo sonno. E c'era uno che diceva che dopo cos'era lo scandalo di Mani Pulite, che erano gli imprenditori che davano i soldi, no, per ottenere favori, eccetera, a un certo punto tutti sono stati scoperti, ok, dov'è? Grandi opere, andiamo nelle grandi opere, erano queste le grandi opere, non ci sono più le grandi opere, cosa c'è? Una di quelle era la sanità. Allora lì si è iniziate le infiltrazioni, perché lì c'è la direzione dei budget, che sono la prima industria. La seconda è la mafia, la prima è la sanità in Italia, okay, la prima industria a livello di grandezza, di fatturati, okay, e lì bisognava andare a pescare, ma vanno diretti. Allora lì che cosa devi fare? Fai liste d'attesa, metti i blocchi, falla diventare farraginosa, fai il CUP, inventati il CUP, fai da uno sportello all'altro. Se tu noti la barzelletta italiana da uno sportello all'altro, che cos'è? A scoraggiare, è che solo chi c'ha gli amici o chi ha tanta perseveranza sopravvive lì. Ora ancora peggio, la cosa più peggiore che sta arrivando è i centri unici di intervento per i tumori. Poi ci saranno pochi ospedali che faranno soltanto concentrazione con il discorso, no, ma loro poi sono bravi perché ne fanno di più. Il problema è che i malati saranno in fila e dovranno vedere dove devono andare a finire. Turismo medico anche in Italia si sta verificando da sud al nord. Però
Quanti sono i sardi che vanno a San Raffaele, per esempio in Milano? Quello è soltanto un breve. Sì, però alla fine cosa succede? Che abbiamo di fronte un bivio. O guardiamo attoniti, o ci facciamo pestare, o siamo noi a pestare, o ce ne andiamo. Cioè, piuttosto che farci pestare o pestare, quello che dicevo ieri. Qua andiamo nella filosofia proprio, cioè non è, noi non è... Il mio reparto in 4 mesi abbiamo fatto 500 interventi di grossa chirurgia, ma tutto perché c'è un secondo fine dietro. Non sono sicuramente per i malati. È che comunque tra poco partirà l'intramenia e torniamo sempre... Al conflitto di interesse. Ok. C'avevo io il giovedì mattina un amico, cioè tutti andavamo gli amici lì a fare le visite, ok? Tutti i giovedì mattina si andava a fare le visite di vecchi amici, ok? Non di pazienti, di vecchi amici. E c'era sempre un amico più grande che passava a vedere tutti noi che andavamo a visitare questi amici. E dicevo, ma perché lui ci tiene così tanto, insomma, a vedere come noi ci... E vuole sapere tutto di tutti, vuole sapere questa persona. Poi c'era il suo amico che dava il biglietto da visita di casa sua per andare a fare il party. Ok, e allora lì avevo capito che se tu vuoi eliminare il conflitto di interessi, le strade sono due, anzi è una la strada, devi eliminare listino prezzi. Perché se listino prezzi, ovvero se non è, dai più per scontato che devi pagare, elimini quello che è il conflitto di interessi. Quello è l'unico modo. Non è come dire politici che prendono per fare le leggi un po' di meno, politici che prendono un po' di più, oppure politici che lo possono fare per passione, o politici che lo fanno a pagamento, poi privatamente la legge. No, devi impedire che ci sia il privato per fare la legge, cioè che ci sia il fondo per fare la legge. O lo fai perché è un bene che va fatto, che metti 5 impianti, 7 piuttosto che 8, o se no lo fai per soppesando le tasche prima del malato. Io compro un prodotto che non serve. Non è uno spreco quello, è un furto. Noi abbiamo dei sotterranei a Cagliari, in vari ospedali. Non si dice, siamo pubblici, non si dice. E sono murati e dentro c'è roba, materiali. Dai, quando andiamo avanti, quello è il passato, è la storia che non cambia, insomma si va nella politica. Allora, andiamo avanti. Stavamo parlando noi di digitale, di quello che succede in futuro. In futuro cosa succederà? Per come la vedo io, ve l'anticipo, qualcosa l'azzecco, qualcosa l'azzecco meno, però qualche volta mi danno le soffiate giuste. Ci saranno pochi centri produzione e questi si chiameranno centri fresaggio. Fresaggio, che producono i pezzi grossi. Per esempio i telai, potremmo dire, delle automobili. Poi ci saranno qua chi fa vendita e assistenza. Mettiamola qua, assistenza. Assistenza dell'automobile, per esempio, no? Non può essere uno che fa assistenza anche di più marche di automobili. Possibile, no? Che chi fa il centro assistenza lo fa per la Volvo, lo fa per la Fiat, la Seat anche. Ok, magari Croazia, Moldavia e Montenegro. Ci mettiamo dentro, faccio assistenza per... Ti sei curato all'estero? Io ti risolvo se hai problemi. Quello parlo. Poi ognuno può avere il suo call center, quello che vuoi. Poi ci saranno grossi centri di fresaggio che possono essere di due tipi, o local, o poi abbiamo i centri di fresaggio esteri, delocalizzati. Poi, oltre a questo, cosa abbiamo? Assistenza, qua parliamo di dentista, per esempio. E ci abbiamo in mezzo i laboratori piccoli, laboratori. Laboratori scompariranno? No, non penso che scompariranno. Rimarranno semplicemente loro, invece che fare tutto il range di lavori, questa parte passerà ai centri fresaggio, rimangono qua gli iperspecializzati e qua rimangono i lavori semplici. Ok? Faranno, penso, rifiniture e consegne. Poi magari il dentista manda a loro e loro hanno il centro fresaggio che può essere estero, oppure che ne so, a Milano, che gli manda il pezzo grosso su quale poi loro montano, finiscono, incollano, finalizzano e danno. In tutto questo, questa è una cosa che non hanno visto neanche in Germania quando l'hanno data questa slide, che poi io gliel'ho detto, guardate, vi siete dimenticati una cosa qua, sta nascendo una
un movimento online dei designer, quel ragazzo che vi ho fatto vedere prima. Ok, ci sarà un outsourcing così, così, o addirittura del dentista, perché questi valgono talmente tanto che non li acchiappa nessuno. Se avete un figlio, fatelo diventare un designer dentale, perché c'è una richiesta, una carenza in questo settore, una crescita esponenziale rapidissima. A un certo punto ci sarà... Non se li possono permettere, perché questa gente gli piace lavorare da palau. E che tu lo metti dentro una scatola, uno che gli arrivano altri 10, dicono guarda ti mandi il lavoro, non mi importa dove sei, e uno che viene ti do lo stesso. Aspetta, ho dimenticato una cosa, top designer, i migliori, eh? Perché è giusta la riflessione che fai tu, ci sono già, ma quelli ora stanno venendo rimpiazzati nell'arco di un anno dall'intelligenza artificiale. Ok, tutti i lavori che ora stanno facendo i ragazzi che non sono nel top 5%, ma sono il 95% dei lavori, possono essere fatti in automatico. Io metto i dati, carico lo scanner facciale, così un bottone mi esce fuori i denti, la dentatura, devo solo cambiare le forme. Quelli rimangono che ti servono per migliorare con i prodotti nuovi e tutto il resto. Quali? Loro lavorano su, questi? Loro lavorano su tutto ciò che è nuovo, che ancora quella deve avere. Sì, questi fanno 95%, ma delle cose, ti ho detto, di questo settore. Sì, gli iperspecializzati, questi hanno bisogno per questi lavori dei designer top. Ma oltre a quelli là, hanno bisogno anche dei designer sulle nuove prodotti. Perché quelli, se tu negli ultimi anni sono cambiati, avete avuto una crescita di 4 prodotti, fisso, vetro, cioè oro e ceramica. Poi la standard, la linea standard, per esempio, da cui uno dovrebbe partire. Tiene 100 anni e resterà lì. Però tutti i prodotti nuovi, tiene una vita. Va a scomparire, ci sarà alla fine una linea, massimo due linee, anzi, non una. Quella resterà, che va morendo, però... Allo zirconio già si sono aggiunti altri due prodotti e vanno aggiungersene agli altri. Sì, c'è il grafenano, ce ne sono tanti sviluppi di materiali. E loro devono sviluppare delle... Le case di produzione, cioè dei materiali, loro inventano i nuovi materiali sul mercato, poi il design, che lo stampino un materiale o nell'altro, no, il designer non fa un grande lavoro di differenza, cambiano gli spessori, ok? Gli spessori di materiali, come li devi accoppiare, devi avere una conoscenza dei materiali. Questi sono lavori iperspecialistici, non so per la massa, ok? No. Sono lavori iperspecialistici che vengono fatti uno a Tokyo oggi, uno viene fatto a New York, l'altro viene fatto a Moldavia, l'altro viene fatto a Roma, non c'è una concentrazione. Ma loro a questo punto non possono né vivere qua né qua né qua, se ne vanno in cloud e ricevono i file da... Ok, questa community... Exocad Expert Top 5%, ok, andatevela a vedere su Facebook, l'ho fondata io ed è con loro che stiamo facendo gli esperimenti di telemedicina, ok, gli esperimenti di telemedicina, ci abbiamo diversi contest che facciamo, tutto quello che facciamo è sviluppare nuove linee di denti del futuro, ora ce n'è una bellissima che stiamo facendo, l'hanno sviluppata Livio col dottor Andrei sotto, e sono proprio simulare la dentatura, ogni singolo dente, con addirittura la radice che ammortizza. Ok, sopra la simulazione dello smalto con lo zirconio, composito che ammortizza, struttura di resistenza che è titanio. E poi una connessione morbida tra il titanio e il composito che simula il legamento dei denti. E in mezzo ci potremo anche mettere i sensori di pressione che danno una piccola elettricità che al periostio ti dà la sensazione della sensibilità. Ok, le cose, ma stiamo parlando di futuro. Ok, di futuro. Stiamo parlando di ricerca e sviluppo. Ma se stai nella ricerca, perché non mi vedete più a me? Perché mi sto occupando di quello, di ricerca e sviluppo. Ok, ricerca e sviluppo, networking con la rete globale, dei designer che sono fuori, con le case dei materiali, ok, perché qua stanno arrivando una vagonata di macchinari, di materiali, ok, che ci stanno dando perché hanno visto che sta succedendo qualcosa, ok? Quindi attraiamo, vedete che uno di quei vantaggi che se io non avessi fatto seguito a quel consiglio che mi disse quella persona, fate il pagamento anticipato, devi decidere se ottenere pochi piatti nel menù
o avere un menù grosso così? Pochi, ma avete su. Pochi, ma fate bene. Meno cose fai, più la cucina può essere controllabile. E ti puoi iper specializzare in quella cosa. Anche il discorso dei costi, perché sono bassi, non hai un eccessivo spesa dal paziente e quant'altro, quindi riesci a recuperare i costi in questa situazione qua. Devi fare una scelta. Nella vita una moglie ne puoi far felice 10. Ok? Una e concentrati bene su di una, solo su quella. Okay. Vale per i mariti, vale anche per le famiglie, vale per gli amici, ne devi avere mille. Pochi, una mano è sufficiente. Io dico sempre, sul numero di telefono 9 tasti devi avere, chiama quei 9 persone devi avere. E alla fine passate a questo. Ok. Fate un monitor con la chat aperta, vi dimenticate quello che stavate pensando. E questo ti ruba veramente la cosa più importante, che non è avere, vi dicevo, lavoro o tempo, ma è la qualità di quello che fai, la qualità del tempo che passi e delle poche cose ci vengono date l'opportunità di fare. Poi ce ne andiamo tutti, questa rimane qua, questo rimane qua, ma rimane quello che abbiamo fatto, sì, le persone che hai conosciuto. Dici due cose contrarie opposte. Questa è energia che serve a fare la grande opera.